Come mi è capitato di accennare in svariate occasioni, la mia infanzia è stata caratterizzata dall'amore per due prodotti ben specifici. Il primo, come immagino saprete se mi seguite, è il videogioco Pokémon, sul quale il canale si è sempre basato. Mentre il secondo è la serie animata di Dragon Ball, che non credo necessiti di presentazioni. Per svariati motivi, però, prima durante la mia ultima infanzia e poi durante l'adolescenza, solo il primo di questi due amori si è sviluppato, con il risultato che Dragon Ball è stato da me accantonato per un po' di tempo. Ultimamente, però, complice anche questo periodo di noia dovuto alla quarantena, lo sto riscoprendo e dopo aver rispolverato un po' di concetti, quest'oggi voglio provare a rendere partecipi anche voi di questo mio interesse. E lo farò con un format che, quando torneremo alla normalità e dunque quando tornerò alla mia attrezzatura standard, vorrò riproporre anche su Pokémon, ossia il sempreverde What If. Per chi non fosse particolarmente ferrato, questo format universale tratta di modificare un evento all'interno di una trama e ipotizzare a quel punto il decorso della stessa. E quindi quest'oggi, in questo episodio pilota a tema Dragon Ball, proveremo a chiederci che cosa sarebbe successo qualora Goku non avesse battuto la testa da piccolo. Vediamo insieme i possibili scenari. Intanto, per mero dovere di cronaca, occorre un incipit. Goku, il cui nome da Saiyan è Karot, viene spedito sulla Terra da neonato, poco prima che il pianeta Vegeta esplodesse, con il fine di conquistarla. Approdato a destinazione, il giovane Saiyan viene rinvenuto da Son Gohan, verso il quale il ragazzino avrà un atteggiamento ostile fin quando un trauma cranico non ne cambierà radicalmente la personalità, portandolo ad un atteggiamento molto più mite. Qualora però questo specifico avvenimento non fosse avvenuto, allora le domande da porci sono sostanzialmente due. La prima, ovvia, è come si sarebbe evoluta la trama di Dragon Ball se a guidarla vi fosse stato un Goku malvagio. Ora, il mutamento più evidente e forse quello più significativo è legato alla trasformazione di quest'ultimo in Super Saiyan. Ora, per ambire a questa forma, un Saiyan non ha bisogno semplicemente di una smisurata potenza e di un elevata rabbia che si manifesta improvvisamente, ma anche di uno spirito che sia in un qualche modo meno barbaro di quello comunemente posseduto dai Saiyan, aumentando così facendo il quantitativo di cellule S nel proprio corpo e dunque le possibilità e le probabilità di trasformarsi. Non è un caso che Vegeta, nonostante l'elevata potenza e l'immensa dose di rabbia accumulata durante la saga di Freezer, sia in grado di raggiungere questa forma dopo il contatto con i terrestri, ma soprattutto dopo aver sviluppato una rivalità con Goku piuttosto che un'ostilità assoluta. Per quanto infatti la trasformazione del principe dei Saiyan risulti molto meno nobile rispetto a quella di Goku, è pur vero che il sentimento di rivalità è un sentimento molto più elevato rispetto alla pura sete di sangue e potenza di un comune Saiyan, che è di fatto quella che ha guidato Vegeta per tutta la serie. E del resto, a ben vedere, tutti i moti di rabbia che consentono ad un Saiyan di trasformarsi in Super Saiyan, per quanto ne sappiamo almeno nella prima generazione di Saiyan, sono dovuti in generale a un rapporto con l'altro, sia esso un rapporto affettivo o, come nel caso di Vegeta, un rapporto di rivalità. Goku si infuria perché Krillin viene brutalmente eliminato da Freezer, Bardock perché Chilled uccide Beri, persino Kaba in Dragon Ball Super riesce a raggiungere Super Saiyan visualizzando la morte dei propri cari. Allo stesso modo, e cioè nel rapporto e nel confronto con l'altro, Vegeta è in grado di divenire Super Saiyan quando con Karot si sviluppa la rivalità più che l'odio. Detto questo, se Goku non avesse battuto la testa e dunque se si fosse sviluppato come un Saiyan qualunque, peraltro di basso rango, ciò avrebbe causato un effetto a catena. Goku non sarebbe mai riuscito a sviluppare lo spirito di cui fino ad adesso abbiamo parlato, con la conseguenza che non sarebbe mai divenuto un Super Saiyan e verosimilmente non avrebbe mai potuto nemmeno competere con Vegeta, con il risultato che nemmeno quest'ultimo sarebbe diventato un Super Saiyan, dato che di fatto non avrebbe mai conosciuto i terrestri. Questo perché Karot avrebbe verosimilmente risposto positivamente alla chiamata di Radish di unirsi alle milizie Saiyan, ma lo avrebbe fatto senza passare per l'aldilà, dunque senza conoscere Re Kaio e senza ottenere il Kaioken. Se il corso degli eventi avesse seguito questa direzione, nessuno dei due, né Goku né Vegeta, avrebbe potuto fare nulla contro Freezer, che verosimilmente avrebbe dominato e incontrastato sull'universo. E se anche in questo scenario ipotizzato Vegeta avesse tentato ugualmente la ribellione, per lui non ci sarebbe stato scampo. Eppure, elaborando questo tipo di decorso della trama, abbiamo dato per scontato non solo che Goku abbia conquistato la Terra, cosa verosimile vista la sua natura di Saiyan, ma anche che non sia mai entrato in contatto con la leggenda delle sfere del drago. La cosa però è improbabile, dato che nel suo obiettivo di conquista si sarebbe scontrato verosimilmente con il grande mago Piccolo, che aveva gli stessi suoi identici obiettivi e che è legato a doppio filo con le sfere del drago. Addirittura al Satan le sfere del drago le cerca per poter riacquisire la propria giovinezza e conseguentemente per aumentare la propria potenza. Qualora un Goku di indole bellicosa, interessato unicamente al dominio su tutti e su tutti, avesse udito della leggenda delle sfere del drago,
Drago avrebbe tentato di ottenerle? E soprattutto, qualora avesse evocato Shenron, avrebbe espresso il desiderio stesso di Nappa e Vegeta, cioè l'immortalità? Probabilmente sì, e dato che prima dell'avvenuta di Radish, né i Saiyan né tantomeno Freezer erano a conoscenza delle sfere del drago, se Goku nei 23 anni precedenti alla venuta di Radish fosse riuscito a ottenerla, questa immortalità, il fratello si sarebbe trovato contro un guerriero dalla potenza che ci è difficile immaginare. Ciò nonostante, è pur vero che in questo modo si sarebbe sviluppato l'effetto domino che avviene anche tradizionalmente, con l'informazione delle sfere del drago che verosimilmente sarebbe passata da Radish a Vegeta e conseguentemente da Vegeta a Freezer. Ora l'inghippo però è questo: ammettiamo che in questo scenario Goku abbia saggiamente espresso il proprio desiderio prima di porre termine alla vita di Al-Satan, di Junior e conseguentemente del Supremo, la cui vita è essenziale affinché le sfere del drago non si tramutino in pietra. Ecco, di fronte a questa azione di Goku, non solo le sfere terrestri sarebbero divenute inutilizzabili, ma non si sarebbe nemmeno venuti a conoscenza delle sfere di Namek. Difatti Freezer viene a conoscenza di queste ultime intercettando i messaggi dallo scouter di Vegeta. Ma l'informazione esce fuori dal dialogo con Junior, che in questo nostro scenario è stato ucciso da un Goku incredibilmente forte ben prima dell'arrivo dei Saiyan. Questo vuol dire che, seguendo la linea teorica tracciata in questo frangente di video, nonostante la mancata trasformazione in Super Saiyan, la trama avrebbe potuto assistere al trionfo dei Saiyan, con un Karot estremamente potente grazie alle sfere del drago che si sarebbe trovato ad affrontare insieme ai Saiyan un Freezer ignaro di tutto. Lo scontro tra le milizie ribelli Saiyan e Freezer non si sarebbe dunque svolto su Namek, se non per vie traverse, ma forse effettivamente sul pianeta Terra o addirittura in un'intera porzione di universo. Quel che è certo è che, interpretando la nozione di immortalità nella maniera più vasta possibile, cioè come quella di un guerriero talmente potente da non poter essere fisicamente ucciso, beh, alla lunga avrebbe verosimilmente vinto Goku. È interessante in questo caso immaginarci anche il comportamento di Vegeta, che di fronte ad un guerriero immortale come Karot avrebbe dovuto necessariamente cedere il comando a quest'ultimo, con le buone o con le cattive. Ed è probabile che di fronte ad un guerriero di rango inferiore che lo surclassa anche al comando dei Saiyan, il principe non avrebbe resistito, il suo orgoglio si sarebbe sicuramente ribellato, facendogli fare verosimilmente una pessima fine. C'è però una questione fondamentale che ho volutamente sorvolato e che ci riporta alla famosa seconda domanda che in realtà non vi ho mai posto. Ma la botta in testa è davvero così fondamentale? Mi spiego. Vero è che esiste l'istinto Saiyan ed è anche vero che questi esseri sembrano essere particolarmente coscienti della propria appartenenza ad una razza specifica. Goku da neonato è cattivo per indole, ma battendo la testa rimuove dalla sua personalità quei tratti distintivi della propria specie. Ma prendiamo per un attimo come esempio Vegeta. Il principe dei Saiyan non batte mai la testa e soprattutto ha ricevuto una ferrea educazione da Saiyan. Eppure col tempo si ammorbidisce al solo contatto con i terrestri, raggiungendo una certa purezza d'animo nel rapporto con loro. Ora, se un effetto simile di rieducazione si è sviluppato con il principe dei Saiyan, che era già cresciuto all'epoca, vogliamo davvero credere che un neonato cresciuto fin da subito a stretto contatto con i terrestri sarebbe divenuto quello che implicitamente vuole farci credere Tarles? Storicamente Dragon Ball ha dato molto peso al trauma cranico di Goku, ma sul lungo termine si è rivelato rilevante. Certo, lo è stato sicuramente per lo sviluppo del carattere di Goku, che nel tempo si è dimostrato diametralmente opposto a quello di Vegeta, anche quando quest'ultimo è passato, per così dire, dalla parte dei buoni. Ma se anche quest'ultimo è stato, per così dire, ammansito dai terrestri, risulta difficile credere che ciò non sarebbe avvenuto con Goku. Certo, parleremo di un altro Goku, un Goku probabilmente più aggressivo, forse per certi aspetti un guerriero più simile a Junior e in parte anche a Vegeta, ma difficilmente potremo paragonare il suo carattere alla spietatezza dimostrata da un Radish, da un Vegeta o da un Paragas, i quali sono legati prima di tutto alla cultura Saiyan. Peraltro il padre di Goku è Bardock, che nonostante sia un guerriero bellicoso e un Saiyan di pura razza, si è dimostrato molto più umano sotto certi punti di vista. Pensate banalmente al diverso trattamento che quest'ultimo riserva a Toma, il proprio compagno caduto, rispetto a quello che capiterà a Nappa nella saga dei Saiyan, che verrà brutalmente giustiziato da Vegeta. Vero è che anche Radish è figlio di Bardock ed è sicuramente un guerriero spietato, ma la somiglianza che accomuna Karot al padre mi fa pensare che quest'ultimo abbia trasmesso dei geni in più al figlio e che il trauma cranico abbia di fatto semplicemente accentuato una mentalità che a contatto con i terrestri si sarebbe comunque verosimilmente evoluta in un segno positivo, seppur diversamente. Goku sarebbe stato probabilmente, quando necessario, un combattente estremamente crudele e vendicativo, ma difficilmente, credo, avrebbe eliminato ogni forma di vita sul pianeta Terra. E soprattutto non penso che si sarebbe unito a Radish,
pur riconoscendolo. E certo, un Goku dal carattere diverso avrebbe sicuramente modificato gli eventi della prima saga, conseguentemente avrebbe anche potuto modificare le sue amicizie e dunque altri decorsi degli eventi, ma ci addentriamo nell'effetto farfalla e in delle logiche che però una logica non ce l'hanno. La cosa più importante alla fine è che il suo incontro con i terrestri, più che l'effettivo battere la testa, abbia fatto sbocciare in lui delle emozioni e dei sentimenti che lo avrebbero portato un giorno o l'altro a sviluppare la trasformazione in Super Saiyan. Bene ragazzi, io spero che questo video molto particolare vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se avete accorgimenti da fare, sono ben accetti. Per il resto vi invito a lasciare un bel like, un commento, un'iscrizione al canale se il video vi è piaciuto e se volete continuare a seguirmi, a passare dai social, in particolare da Twitch, per seguirmi anche sulle altre piattaforme, per rimanere sempre aggiornati anche sull'attività al di fuori del canale, e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.